Ciao amici, se no parlo come con te, che vabbè che sono montaggi, però fanno vedere in TV al telegiornale delle 8 che si muove la mascherina per far vedere che sono i primi a mettersela negli spazi chiusi, però chissà perché quelli della Rai stanno in un ambiente chiuso, non hanno mai la mascherina, stanno là tutti col vestito da cerimonia, da matrimonio. E andiamo avanti, oggi forse non so se lo pubblicherò un po' più avanti perché sono passati soltanto 2 o 3 giorni, siamo al 27 di dicembre di zona rossa e vorrei farne passare un altro po' perché mi serve per me che ho delle cose da fare, però in questo video vi do un po' di dritte per andare in giro a piedi, non in macchina. In macchina ho già fatto un video perché in Abruzzo è zona rossa. Adesso mi ritrovo addirittura in un'ex zona gialla e nel Lazio e a passare il Natale da queste parti. Ho delle cose da fare e cerco di condividere quello che è stata un po' la mia esperienza quando ero tornato dall'estero. Ho vissuto gli ultimi 10 giorni, mi sembra, di lockdown, così l'hanno chiamato. E innanzitutto, per non farmi fermare, e non mi hanno mai fermato, ma non perché io faccio tutte le cose regolari, però non voglio problemi. Sapete che nella vita com'è. Se non sei una persona di quelle che ha fatto sempre il furbacchione, cattivo pagatore, cose così, uno nella vita generalmente non li vuole i problemi, è meglio evitare, ecco, diciamo. Quindi, e una dritta che mi è venuta proprio spontanea il primo giorno appena tornato, e l'ho consigliato pure un'amica, che mi dovrà, non si può dire tutto. E tenete sempre con voi il sacco, la busta della spesa, così state andando a raccattare i generi alimentari. E quello è un deterrente, camminavo da solo, sempre cercate di camminare da soli. Così adesso si può camminare anche in due, però preferiscono. Ci sono i guardiani del DPCM che stanno con gli occhi puntati sugli assembramenti che hanno chiamato. E quindi è meglio che camminate da soli il più possibile, ovviamente. Però se camminate in due, comunque tenete sempre per mano in una mano. Tra l'altro, ho scoperto come la borsetta delle donne può essere utile anche un po' per i maschi, perché sono uscito, ci ho messo le chiavi, un po' di tutto, insomma. Ne ho approfittato per portare altre cose. Sono andato al negozio di computer a far vedere una cosa, quello delle riparazioni. E quindi è utile camminare con una busta, magari resistente, così poi tra l'altro risparmiate pure quella del supermercato, non la pagate. E l'altra mano, purtroppo è difficile avere due mani libere, se l'altra col cellulare, oppure questa qua la mettete sulle spalle se dovete tenere il cellulare, se state al telefono, la mettete così sulle spalle e parlate col telefonino, no? E sull'altra mano però è importante che avete sempre. Io addirittura ho, vabbè, ho la copia del passaporto, quello vecchio, dopo lo infilo qua quando esco. E dopo vado a comprarmi una Coca-Cola. Mi è finita la Coca-Cola, poi porca miseria, mi è finito pure il dolcificante. Speriamo che oggi sono aperti pure i discount. E qua ci metto il documento, ovviamente metto quello vecchio, quello originale lo tengo da una parte, o comunque ho la foto se mi fermano, quello scaduto. E così vedono che comunque sei uno che sta là pronto, vanno a rompere le scatole al prossimo, capito? È meglio evitare di rimandare il problema. Infatti per quello ero un po' geloso di queste mie dritte preziose da divulgare a tutti. Comunque questo è un piccolo canale, insomma, chi mi segue lo aiuterò, quindi penso che lo pubblicherò già oggi per far del piacere, per fare un'opera buona. Massimo massimo domani, va, una volta che sarò arrivata alla meta che devo fare un'opera buona domani. Dunque, vi ho detto le cose più importanti. Vi ho detto, vabbè, c'ho un'altra mascherina io per chi ce l'ha già, se no non andate a spendere soldi. C'ho la mascherina tricolore, adesso quella ce l'ho in macchina. Così vedono che sei un po' perché mi piace un po', ho dei pantaloni militari con l'intonazione dei colori, un po' perché comunque ti vedono, ah, questo ha la mascherina dell'Italia, è un manipolato, è uno dei guardiani del DPCM, uno dei nostri, quindi chi lavora per il sistema non si accanirà su di voi, diciamo, ha molte altre persone su cui accanirsi, poi apriamo parentesi qui, ma anche in Abruzzo non è che c'era poca gente in giro, è tutta una montatura delle TV, dei giornali per spaventare, per fare terrorismo mediatico. Insomma, io, diciamo, avendo una residenza da una parte per un periodo avuto e il domicilio, il lavoro dall'altra, potevo benissimo, mi sono mosso per giustificato motivo, come si chiama, e non ho visto il lampeggiante, ragazzi, la sera a tornare, la mattina presto. Certo, ecco, approfittate delle ore, le rush hours, come si chiamano in italiano, tra le 7, le 9 e le 16 e le 20, quello sì, approfittatene.
Io di solito, ecco, quando andavo al discount a comprare qualcosina, ci vado le ore centrali se mi serve, no? Però per approfittare della poca gente. Ovviamente al volante fate anche lì molta attenzione e siete molto gentili. Se vedete una macchina, soprattutto che ha un faro rotto dopo le 5 di sera, adesso già tramonta, se ha un faro rotto, fatela passare, siate gentili, mettetevi dietro a lei, che magari in teoria dovrebbero fermare prima loro. Insomma, se non si possono accanire i guardiani del DPCM, se non possono accanirsi sul giustificato motivo, magari si accaniscono sul codice stradale. Quindi è un metodo per far cassa, visto che siamo un paese sempre più vecchio e nessuno può più permettersi di fare figli. Altre dritte, beh, rivedetevi il mio video dritte al volante. Ovviamente sì, accodatevi agli altri, se ci sono delle rotatorie subito dopo le rotatorie, ovviamente anche alle rotatorie cercate di guardare a distanza se c'è il posto di blocco, non perché invito nessuno a fare cose irregolari, però insomma do dei suggerimenti per evitare delle perdite di tempo e soprattutto, ecco, di incappare magari in qualche rambetto della situazione. Che è preoccupato per le sue pensioni, magari già da adesso. Se ci sono dei giovani, camminate dalla loro parte, che stanno parlando tra di loro, che poverini, loro sono un po' visti come una caccia alle streghe. I giovani sono stati, siccome ancora non votano, gli adolescenti, allora sono la parte da sacrificare, quella da bastonare a dispetto delle lobby, che invece quelle andranno a votare proprio soprattutto per mantenere questo governo, che a chiacchiere diciamo rappresenta il 30-40% degli italiani, però sono proprio quelli più la parte un po' più, come si dice, parassita, diciamo, quelli un po' più corporativizzati, quelli che hanno il lavoro fisso, tutte queste categorie che per un male hanno interesse a tirare avanti, ad aggiustare il più possibile la cosa, a tenere imbrigliati i giovani, a non mandarli in Svezia e in Inghilterra. Avete visto come parlano di quei paesi? O non ne parlano proprio nei momenti in cui è meglio il silenzio, è meglio non parlarne di Svezia e Inghilterra, però nei momenti che ne parlano, quelle poche volte, parlano come il demonio della Svezia e dello UK, perché lì i giovani, c'è la meritocrazia, quella vera. Non si guadagnano le cose come con il facendo i bravi. Lì c'è meritocrazia. Se c'è una competenza, vai avanti e guadagni giusto. La domenica sei pagato il doppio. Però poi se fai il furbetto, il lecchino di qua e di là, l'assenteista che è licenziato. Non c'è l'articolo 18 che para soltanto le assunzioni prima del 2016. No. Ricordate il Job Act di Renzi, che ha provato a cambiare, però giustamente ci sta mezzo paese, che è la stragrande maggioranza, quelli nati almeno dai primi anni 80, che alcuni parecchi già hanno ancora il posto fisso, che non possono essere toccati, possono fare come gli pare, pure mettersi malati 3-4 settimane l'anno, vanno dal dottore con un po' di mozzarella e insomma nessuno li tocca. E cerchiamo di andare avanti e non farci fermare, non farci beccare. Vi ho dato questa piccola dritta, spero che è utile. Ovviamente approfittate quindi delle rush hours, portate sempre questa busta, che è importante, e portate anche con voi, io ce la faccio, non avete la stampante, se no stampate, vi costa pochi centesimi, è un investimento da fare, andare alla copisteria e così vi ritrovate 4-5 fogli e compilate tutto tranne la data. Vedete, sto andando a esigenze alimentari, no? O comunque esigenza lavorativa, quell'altro ce l'ho fisso in macchina. Ce n'ho 3-4. Quando vedono con questo foglio, sapete che c'è? L'abito fa il monaco, l'apparenza inganna, e noi dobbiamo ingannare i guardiani del DPCM. Così, insomma, tanto lo so che è brutto non essere liberi, capisco che questo momento è abbastanza frustrante. Però bisogna anche valutare a volte nella vita la convenienza. Questo è un piccolo, non è un sacrificio, è una cosa da niente, che nella vita la vita ci porterà ad avere degli ostacoli. E questo è uno dei tanti, dei tantissimi. Una volta superati, poi si vive meglio. Si vive meglio, ma questo non soltanto per questa storia del DPCM, che può finire o potrà durare ancora un anno, non so se rimarremo l'unico paese in Europa col coprifuoco. Questo io ho concluso,
Vi auguro a tutti una buona fine dell'anno e spero che vi divertiate lo stesso, perché ci si può divertire anche con poco, con un po' di musica, una giovane coppia, un po' qualcosina da bere e un bel film. Quindi buon anno a tutti.